per fare il maglione della nostra bambola. Questa volta guardate cosa userò. Avete visto quelle calze che sono d'inverno, che sono bellissime al di là di tutto, perché sono così suave? Niente, uno di questo, che sembrano tipo asciugamani. Io ho trovato questo disegno che è stupendo. Allora, visto che in questa parte è praticamente stretta, ben stretta, questo lo lasciamo per la parte del collo e poi io taglierò più o meno di qua. State attente, perché questo tipo di tessuto, di maglia sarebbe, si sfila tantissimo, sì? Quindi state molto attenti. Prima mi devo mettere gli occhiali perché sennò non vedo niente, ok? Allora, taglierò sulla riga rosa dove finisce. E questo sarà la parte superiore del corpo, sarebbe, di nostro maglione. Prima di tutto, ovviamente, dobbiamo fare un zigzag o girare così dentro. Se volete fare una cosa più complicata, fate tutto un zigzag, perché guardate, io appena lo tocco, questo si sfila, vedete? Quindi che io, per fare più veloce, quello che farò è... Sì, prima dovrei mettere una barretta, perché non è più... Okay. Inizierò a girare così. Cerco di non toccarlo molto, perché sennò si sfila. Ok, siamo arrivati da dove eravamo partite. Adesso mettiamo un po' a posto qualche giro che non è andato a buon fine. Se volete dopo fare qualche finitura a mano, adesso già questo non si sfila più. Guardate, guardate quanti... Allora, dicevo, questa già è la parte del corpo. Ok? Così. Dopo questo viene piegato così, e ci siamo. Ok? Tanto già il corpo è fatto. Adesso dobbiamo fare le maniche. Con l'altra parte taglierò prima questa parte che
avevamo già lasciato. Poi misuro più o meno, taglio sulla riga blu. Blu azzurra. Azzurra. Come facciamo questo? Allora, giriamo dall'altra parte e prima di tagliare, io quello che voglio fare è prima cucire. Quindi cucirò, farò una cucitura almeno qui e un'altra qui. E dopo taglio il mezzo, sì? Vado a fare questa cucitura e dopo torno. Ecco, non so se si riesce a vedere che ho fatto, sì, se faccio così vi faccio vedere, ho fatto, vedete, due cuciture. Adesso taglio e in questo modo già abbiamo le nostre maniche. Prima facciamo lo stesso che abbiamo fatto con la parte del corpo. Giriamo e attacco tutto con la cola. È un lavoro abbastanza impegnativo, però rimane molto molto carino e ne vale la pena. Adesso giriamo. Guardate di non toccare tanto perché, guardate ragazze, adesso mettiamo. E facciamo una cucitura subito, così non si continua a sfilare. Questo. Chiudo e faccio una cucitura. Ecco il primo braccio, sì? Dopo, guardate, questo viene cucito. Adesso mi metto a fare l'altro e cucio tutti e due così. E dopo possiamo già mettere la testa, sì? Guardate ragazze, io ho già cucito tutti e due braccio con il suo maglione. Adesso quello che voglio fare è questa parte, la giro
lo stesso che abbiamo fatto con il resto. Gli metto un po' di colla. Bene ragazze, sono arrivate a questa parte. Abbiamo fatto il pantalone, il maglione, io dopo attacco la testa e facciamo i capelli. Intanto questo tutorial è finito e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao ciao!